filosofia è quella di andare in campo e cercare di fare sempre il risultato pieno, se ci si riesce. A volte non ci si riesce, è importante non uscire a mani vuote, però non si parte mai con l'obiettivo minimo. E comunque l'importante è giocare bene, mantenere il livello di prestazione che abbiamo fornito anche nelle ultime gare, dove abbiamo creato molto, magari abbiamo raccolto poco, però l'importante è continuare a giocare e continuare a creare, che poi si raccoglierà prima o poi quello che si merita. Ma sarà una partita difficile perché quando arriviamo noi comunque le motivazioni si alzano per tutte le squadre ormai, siamo la prima in classifica e a tutti fa piacere battere il Carpi. Quindi questo l'abbiamo già constatato, che la concentrazione dei nostri avversari è sempre ai massimi livelli. Ci fa onore questo, non ci... Però chiaramente ecco, ci aspettiamo una squadra sicuramente aggressiva, poi gioca in casa, quindi ci terrà a fare bella figura, a fare risultato anch'essa, no? Normale che sia così. Ma recuperiamo Inglese rispetto all'ultima partita. Abbiamo lavorato bene questa settimana, che tutti più o meno hanno svolto il lavoro sia fisico e tattico, diciamo, in maniera abbastanza uniforme. Io ho sempre avuto fiducia sia in Inglese che in Lasagna come alternative a Mbakogu, che comunque quando un giocatore stava facendo molto bene come stava facendo Chelsea si fa fatica, oltretutto cioè, la squadra aveva preso anche diciamo, degli automatismi, un assetto tale che si faceva fatica a rettificarlo, no? Quindi ecco il motivo per cui magari questi ragazzi per i quali ho comunque sempre avuto grande fiducia sono stati utilizzati poco, cioè voglio dire la squadra non dava motivo di poter essere cambiata, se le cose vanno bene non si cambiano al calcio, secondo me. Hanno dato un contributo quando c'era lo spazio per poterlo fare. Adesso si è aperto uno spazio maggiore perché Gerri è fuori. L'ultima partita, oltretutto, Inglese era anche squalificato. Quindi io sono fiducioso perché sono due ragazzi che hanno tutti i mezzi, tutti i numeri per far bene, per esplodere anche loro e quindi anche essi possono dare un contributo importante alla causa. Perché non vorremmo buttare l'occhio troppo in là e non si guarda il pericolo è come dice, è quello più Certo, un vicino. Non guardo mai ragionamento. l'ultima partita, cioè per me la partita giocata è finita lì, non ci devo pensare più, perché si analizza un attimo, poi si deve guardare avanti, figuriamoci se andiamo indietro negli anni. Quindi ogni partita ha la sua storia, va affrontata al meglio, al massimo, con la convinzione di uscirne con un risultato positivo. Io sono convinto che faremo una partita come abbiamo sempre, non abbiamo mai tradito noi sotto l'aspetto della prestazione. Anche le ultime gare abbiamo fatto bene, sono convinto che sarà così anche domani.